Salve pinguini! Purtroppo questa settimana sono stato presissimo da cose di lavoro e quindi non ho potuto confezionare un video di FK Storia come si deve, però non volevo lasciarvi totalmente a bocca asciutta. Quello che ho fatto per questa settimana è di andarmi a cercare 5 storie che hanno a che fare con l'informatica, che sono molto brevi e che sono storie un po' horror. Non sono proprio horror, però ascoltatele e poi vedete cosa intendo dire per storie horror. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi queste 5 storie, ma prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. E quindi, buona visione! Storia numero 1. Il V-doppio mancante. Il padre di un mio amico mi aveva offerto $100 per sistemargli il computer. Avendo specificato che non promettevo nulla, ma che comunque avrei dato uno sguardo, mi mostra Internet Explorer con una pagina bianca. Do uno sguardo alla barra degli indirizzi e vedo www.msn.com. Non faccio altro che scrivere www.msn.com e che non mi doveva niente per quello che avevo fatto. Lui ha insistito e sono stato pagato solo per aver aggiunto un W doppio. Storia numero 2. L'inchiostro. Un mio amico mi chiama perché la sua stampante stampava fogli sbiaditi. Allora gli ho detto se aveva comprato dell'inchiostro e mi risponde che lo aveva preso, ma la stampante continuava a non andare. Gli ho chiesto se aveva caricato la cartuccia con l'inchiostro che aveva comprato, ma dal modo con cui mi ha guardato non aveva idea di cosa stessi parlando. Pensava che l'inchiostro si scaricasse da internet. Storia numero 3. Il cliente irritato. Quando lavoravo in un negozio di computer, un cliente porta la sua roba e mi chiede se glielo potessi riparare. Lo guardo e gli dico che non posso farci nulla. Si irrita e mi dice come mai un negozio di computer non riesce a riparare il suo computer. Gli ho risposto che avrebbe dovuto portare il suo computer anziché del suo domificatore. Storia numero 4. La macchina del tempo. Ho installato Yosemite in un MacBook a una ragazza qualche settimana fa. Torna dopo 3 ore e mi dice: non mi piace. Se sposto l'ora indietro di 3 ore, tornerà come era prima. Storia numero 5. La porta USB. Qualcuno aveva collegato un cavo di alimentazione dentro una porta USB. Avevano usato martello e cacciavite. Non potevo farci nulla. Il danno era troppo esteso. Benissimo, pinguini. Io spero che queste 5 storie non solo vi abbiano intrattenuto, ma vi siano anche piaciute. Scrivete nei commenti quello che pensate e inoltre fatemi sapere se è qualcosa che vi piace. Se vi piace, in futuro ne farò degli altri. Se non vi piace, lo butto nella monnezza. Prima di chiudere, io vi ringrazio come al solito per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che faccio di FK Storia. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!